Questo video è dedicato alla presentazione della risoluzione 1325 su donne, pace e sicurezza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del terzo piano d'azione dell'Italia per l'implementazione della risoluzione. Collegato a questo sono stati realizzati altri due video, uno dedicato alle buone pratiche delle organizzazioni della società civile e l'altro alle criticità e alle prospettive di sviluppo dell'agenda Donne, Pace e Sicurezza a 20 anni dall'adozione della risoluzione 1325. La realizzazione dei video si inserisce in un percorso di formazione e sensibilizzazione avviato nel 2018 dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani Antonio Papisca dell'Università degli Studi di Padova e dal Centro Studi Difesa Civile di Roma con il supporto del Comitato Interministeriale dei Diritti Umani e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il 31 ottobre 2020 sono 20 anni dall'adozione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza, un atto fondamentale nella storia dello sviluppo, della promozione e della protezione dei diritti delle donne, un atto con il quale per la prima volta il Consiglio di sicurezza, l'organismo della comunità internazionale deputato al mantenimento e alla pace e alla sicurezza internazionale, si occupa della condizione della donna e si occupa della condizione della donna con una prospettiva tesa non solo a evidenziarne i tratti della vittimizzazione, ma soprattutto a elucidarne i contenuti che le donne portano in tema di partecipazione e prospettiva operativa attiva nel corso dei conflitti armati e dei processi di pace. The Women, Peace and Security Agenda is clearly one of the top priorities of the United Nations as a whole. That women count for peace, but for them to count for peace, they need all of us. Un atto perciò che supera la prospettiva della vittimizzazione, che evidenzia il ruolo della partecipazione, le donne come agenti di pace, le donne come costruttrici dei processi di pace. Un atto che inaugura una stagione fondamentale nella costruzione di un percorso per l'adozione di tutta una serie di altre risoluzioni, alla fine ad oggi sono 11, dentro il tema donne, pace e sicurezza, con il quale il Consiglio di sicurezza lavora a partire dal 2000 in maniera sistematica e costruttiva. È un percorso questo molto interessante che taglia trasversalmente la prospettiva dei diritti umani delle donne e che pone il tema della partecipazione, della sicurezza e del ruolo delle donne come agenti della democrazia in una chiave di diritti umani fondamentali. It's the same everywhere. It's the politics, unfortunately, of our world. My grandfather was socialized to be the lion. When the lion go and get the kill, gli stati membri devono assicurare la rappresentanza delle donne in tutti i livelli decisionali, con particolare riferimento ai meccanismi di prevenzione, gestione e risoluzione del conflitto. Occorrono misure per appoggiare le iniziative delle donne locali, per favorire una maggiore partecipazione nei processi di mantenimento della pace e della sicurezza nazionale. Deve essere adottata una prospettiva di genere nell'operazione di mantenimento della pace. Occorrono misure specifiche per la protezione delle donne da tutte le forme di violenza di genere e abuso sessuale nei conflitti armati. Il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani è un organo del governo italiano che è collocato presso il Ministero degli Affari Esteri, dove noi attualmente ci troviamo.
in termini onusiani è un meccanismo nazionale di reporting e follow-up. Quindi il nostro compito come comitato interministeriale è quello di interagire e dialogare in maniera costruttiva col sistema dei diritti umani internazionale, innanzitutto delle Nazioni Unite e poi degli altri organismi regionali o con l'Unione Europea, col Consiglio d'Europa, al fine di garantire una sempre migliore applicazione degli obblighi internazionali in termini di diritti umani da parte del nostro Paese. Una delle più importanti risoluzioni approvata dalle Nazioni Unite all'inizio di questo nuovo millennio è stata quella su donne, pace e sicurezza. Il compito fondamentale che il nostro governo si è assunto attraverso il Comitato ed è quello di dare applicazione a questa risoluzione attraverso dei piani d'azione. L'Italia ha varato sin da ormai più di 15 anni dei piani d'azione in materia. Siamo arrivati al terzo piano d'azione. Sono strumenti molto importanti perché consentono di focalizzare l'attenzione sugli aspetti che il Paese ritiene più rilevanti nell'applicazione della risoluzione. Finalmente, l'attuale piano d'azione è stato anche finanziato dal nostro Paese attraverso una decisione del Parlamento italiano che ha consentito in questi ultimi 4 anni di poter finalmente anche avere dei finanziamenti per favorire i progetti di applicazione. Il terzo piano d'azione su donne, pace e sicurezza è un piano d'azione che abbiamo strutturato seguendo 7 principali obiettivi. I 7 obiettivi però sono preceduti da 2 fondamentali impegni del nostro Paese che sono appunto alla base di tutto il nostro percorso che mi permetto di leggervi: ridurre l'impatto dei conflitti sulle donne e sulle minori, promuovendo la partecipazione efficace e trasformativa nei processi di prevenzione, mitigazione e risoluzione del conflitto, così come nei processi decisionali a tutti i livelli. Questo è il primo meta obiettivo. Il secondo, sensibilizzare, educare e rafforzare le strutture esistenti con riguardo all'agenda donne, pace e sicurezza e alle questioni ad essa connesse. Qual è l'aspetto fondamentale di tutto questo? È il valore trasformativo che le donne possono portare grazie alla sensibilità che loro hanno rispetto agli uomini nella risoluzione dei conflitti. Quindi tutto il nostro approccio è basato su questo importante valore che è proprio della dimensione femminile e che deve essere valorizzato. Quindi in questo senso l'insegnamento di chi è sul terreno, quindi la società civile, è fondamentale perché loro ci possono guidare ad essere più efficaci. 4 anni di applicazione del piano finanziato, quindi sono stati 4 anni di successo anche a livello sia nazionale che internazionale per questo piano, però ci hanno fatto capire che dovevamo fare un lavoro di streamlining per favorire la comunicazione, perché effettivamente questi piani devono anche avere un valore divulgativo e pedagogico. La risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza è un atto fondamentale anche dal punto di vista del processo di adozione. È sicuramente espressione non solo della volontà intergovernativa, ma è anche espressione della volontà politica, in modo particolare delle donne del sud del mondo. È infatti stata adottata per la prima volta con una forma particolare da parte del Consiglio di sicurezza, denominata formula aria, una formula che per la prima volta ha previsto la partecipazione della società civile nell'ambito della produzione di un atto fondamentale su un tema, quello delle donne, della pace e della sicurezza, in cui la società civile non può che giocare un ruolo fondamentale.